Ed eccoci ragazzi, oggi un video abbastanza tranquillo dove andremo a vedere tutti gli acquistini della settimana. Non sono tantissimi, però sono contenta perché c'è una piccola chicca che non vedevo l'ora di avere e di farvi vedere. Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e su questo nuovo video. Vi ringrazio sempre infinitamente per tutto il supporto e vi ricordo ancora una volta quelle 3-4 cose molto importanti per supportarmi e per supportare il video, ovvero l'iscrizione al canale, un like, attivare la campanella per restare sempre aggiornati e un commento a fine video per chiacchierare insieme e per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Vi lascio anche il mio nick Instagram perché sono molto attiva, pubblico post, storie, vi rispondo nei direct e quindi mi farebbe piacere interagire con voi anche lì, ed infine il codice sconto Nerdando che potete utilizzare su Mangaio per avere il 5% di sconto. Ringrazio tutti coloro che mi supportano anche in questo. Partiamo subito con l'unboxing della settimana. Non ci sono tantissime cose come vi avevo accennato nell'anteprima, proprio perché comunque in questi giorni vi ho portato veramente dei video dove vi mostravo acquisti extra settimanali, ovvero il poema del vento degli alberi, i due cofanetti di Lady Oscar, avevo acquistato i primi 5 dell'edizione di Dragon Ball, quindi comunque ho fatto un bel po' di spese pazze e questa volta mi sono un po' contenuta. Ma andiamo subito al succo. Intanto pacchettino da Mangaio, vi ricordo il codice Nerdando per i vostri acquisti. Come al solito un imballaggio eccellente e ogni pacco avrete una cartolina. Adesso vi mostro un po' il tutto. Allora, partiamo con una serie di Io Saki Saka che si sta volgendo tra l'altro al termine. Vi sto parlando di Sakura Sako con il suo volume numero 6. Questo è un manga che mi sta piacendo molto, ovviamente per chi conosce Io Saki Saka non si distacca troppo dalla sua tipica narrazione, ma è un manga molto comfort. Io adoro tutte le sue opere, specialmente A un passo da te, e questo lo sto apprezzando anche perché, nonostante non si distacchi troppo, ha aggiunto degli elementi diversi, degli elementi nuovi, originali anche per il manga shoujo in generale, quindi mi ha fatto veramente piacere. Sono ancora molto contenta del volume numero 4, dove abbiamo avuto appunto un'importante rivelazione. Il 5 era un numero un po' più di passaggio, quindi non vedo l'ora di leggere questo sesto volume. Tra l'altro la serie, come vi dicevo, si sta pure concludendo, perché in realtà in Giappone è già conclusa con il nono volume. Non mancherà molto neanche in Italia. Vi faccio vedere i disegni della Yusuke Kisaka perché secondo me sono sempre bellissimi. Quindi per chiunque volesse uno shoujo moderno, ma che comunque ha saputo introdurre delle cose nuove e originali, io ve lo consiglio assolutamente. Ma vi consiglio in generale questa autrice perché secondo me sa trattare lo shoujo scolastico in maniera molto molto buona. Si continua con gli acquisti, con una serie che è abbastanza comfort anche questa. È uno slice of life seinen romantico e vi sto parlando di Skip e Loafer con il suo volume numero 4. Sono curiosa di andare avanti, è una serie che lentamente sta crescendo sempre di più. Io avevo iniziato l'anime e mi aveva convinto a prendere il manga, adesso l'ho stoppato proprio per godermi appieno il manga. Poi probabilmente rivedrò le puntate che mi mancano. Ho visto alcuni dropparlo perché è reputato noioso, non lo so, vi deve piacere ovviamente lo slice of life, però secondo me anche qui abbiamo davanti un manga che tratta delle tematiche in maniera molto semplice e in maniera molto impattante nonostante tutto. Apprezzo davvero tantissimo il modo di narrare di questa, penso sia un'autrice, Misaki Takamatsu, non ne ho idea, però io vi direi di dargli un'opportunità, almeno con l'anime, vi fate un'idea se può piacervi o meno, e poi appunto in caso acquistate il manga. L'edizione comunque è anche molto carina perché contiene delle pagine a colori, come potete vedere. E lei è una protagonista molto inusuale, non è la tipica belloccia, anzi il contrario, è anche abbastanza goffa, ma nonostante questo attira l'attenzione e l'amore di ogni persona che le capiti nella sua vita. Mi sta piacendo, mi continuo a prendere, non so quanti volumi saranno, credo che siamo verso il volume 12 in Giappone, non vorrei dire cavolate in caso appunto mi correggo qui in basso. È super approvato, poi ovviamente quando leggerò questo volume vi farò sapere. Un altro manga che non vedevo l'ora arrivasse invece è il secondo volume di Amane Gymnasium di Furuya. Io mi sono approcciata a Furuya praticamente con quest'opera e l'ho amata. Ci ho portato anche un video per quanto riguarda il primo volume dove vi parlavo in maniera più specifica, magari ve lo lascio in descrizione, ma in poche parole è un manga che parla un po' ai cuori di tutti noi perché parla di una passione veramente molto forte, molto ardente all'interno del cuore di questa ragazza,
che fa mettere in secondo piano tutto il resto, anche la sua stessa vita, la sua vita lavorativa, la sua vita sociale, proprio perché l'unica cosa che la fa stare bene è tornare a casa e creare queste bambole. È veramente bello poi perché c'è anche un tocco di magia all'interno, infatti queste bambole in un modo o nell'altro la sorprenderanno davvero tanto, e si chiude il volume con un plot twist assurdo e non vedo l'ora di leggere questo secondo volume. Magari se vi interessa vi porterò anche la mia recensione proprio di come sta andando avanti. I disegni di Furuya mi hanno sorpreso perché, ripeto, io non lo conoscevo, ma ho intenzione di recuperare la musica di Marie perché mi sta piacendo tanto. Di suo ho Lunatic Circus, che ancora la Gwen però non ha continuato, almeno manca il terzo volume, speriamo che prima o poi venga pubblicato. E come vi dicevo, a me i disegni piacciono tanto, sono molto particolari e gli sguardi, soprattutto gli occhi dei personaggi, ti trasmettono veramente tutto. Super approvato per chi volesse una miniserie, perché comunque saranno tipo 7 volumi e ne vale secondo me assolutamente la pena. Sono 8,90€ per questa collana Doku, la nuova collana Doku di Coconino. Poi ho fatto un recupero per chi si fosse perso magari uno dei miei ultimi video, ho iniziato la Ultimate Edition di Dragon Ball. Io non l'avevo mai letto, ma conosco ovviamente l'anime e quindi secondo me era arrivato il momento giusto per approcciarmi ad un must del mondo dei manga, e quindi ho recuperato il suo volume numero 6. Copertina sempre bellissima, edizione che ve lo dico a fare è stupenda, la elogiamo praticamente tutti. Sono arrivata al 6, quindi la strada ancora è lunga perché praticamente siamo al volume 21, cioè esce questo mese il volume 21, però piano piano ho iniziato a leggere il primo volume. Purtroppo in questo periodo non sto leggendo tantissimo per via di esami universitari e quindi leggere per me è una fatica in più in questo periodo, però riprenderò i soliti ritmi appena sarò meno stressata. Ma lo volevo troppo iniziare Dragon Ball e la volevo in questa edizione proprio per averne una definitiva e non doverla cambiare con le prossime edizioni magari che escono, perché questa secondo me eguagliare o superare questa sarà abbastanza difficile. E adesso passiamo all'ultima cosa da mostrarvi, che è veramente una chicca perché non vedevo l'ora di averla, e l'ho trovata ad un prezzo abbastanza abbordabile finalmente e non potevo lasciarla lì, anche perché uno di questi volumi è abbastanza introvabile, comunque magari si trova ma tipo un annuncio ogni anno ed è abbastanza caro. È un manga a cui sono molto affezionata perché stiamo parlando di Hayazawa, e aveva un'edizione che secondo me non vale veramente una lira, purtroppo, però è l'unico modo, era l'unico modo per leggerla, o comunque è l'unico modo tutt'oggi per leggerla. Vi sto parlando di Paradise Kiss, infatti qui ho finalmente tutti e 5 volumi che compongono la Deluxe uscita nel 2008. Ora questa Deluxe, in realtà adesso vi mostro le copertine, non ha nessuna pagina a colori, quindi all'interno è letteralmente uguale, però il formato, le copertine non hanno nulla a che vedere con quella Complete Edition terribile, sia esteticamente sia di qualità. Vi faccio vedere le copertine. Copertina del volume numero 1. Copertina del volume numero 2, numero 3, numero 4 ed infine l'ultimo volume, il numero 5, che è il più introvabile praticamente di tutti, e qui infatti l'ho dovuto comprare a parte, ma i primi 4 volumi li ho trovati veramente a un prezzo super conveniente, non riuscivo praticamente a lasciarle lì. È un'edizione per me bellissima dal punto di vista estetico, sia le copertine ma anche il fatto che il formato è letteralmente una deluxe, come è alto tipo quanto 20th Century Boys fondamentalmente. E nonostante sia un'edizione del 2008 l'ho trovata praticamente in ottime condizioni, non ha nulla se non qualche ingiallimento, ma non è un ingiallimento dovuto al tempo, è proprio dovuto magari alla carta, che era una carta un po' più economica, tipo Protegge la mia terra, se vogliamo fare un paragone. Però come potete vedere è praticamente nuova, nonostante sia uscita nel 2008, quindi la ragazza lo teneva in condizioni perfette. Niente ragazzi, sono super super contenta, vi aspetto nei commenti per sapere i vostri acquisti e se vi incuriosisce qualche titolo di quelli acquistati. E niente ragazzi, ci vedremo come al solito ad un prossimo video.